chiamato Valerio perché è un mio secondo nome, quindi se la gente sente Salvatore si stupirà perché mi chiamano quasi tutti Valerio. Comunque il mio mestiere è restauratore di mobili antichi. In questo momento sto facendo delle panchine per il paese di Montaione. Naturalmente il procedimento, la lavorazione è fatta alla vecchia maniera, con gli incastri fatti a mano con scalpello e martello. Questo è un lavoro che mi è sempre piaciuto fin da ragazzo. Qui a Montaione, siccome ho lavorato, ho restaurato delle cose a Montaione, mi è piaciuto molto il paese. Quindi ho deciso di aprire un piccolo negozio di oggetti vecchi e di antiquariato, naturalmente restaurati da me. Avendo un negozietto qui nel centro storico di Montaione, ogni tanto la gente mi ordina delle cose per abbellire il paese, quindi ora sto facendo delle panchine appositamente per i negozianti di Montaione in modo che i turisti si possano riposare lungo la passeggiata del centro storico. E magari vi faccio vedere un po' la lavorazione di come si procede a fare un incastro. Allora, questo è il procedimento che si fa in falegnameria quando si ottiene degli incastri. Prima si fa la forma dell'incastro del piede, questo già fatto, già preparato, e qui naturalmente poi va inserito la gamba. Vi faccio vedere come procede. Fino a che non si arriva dalla parte opposta, una volta finito l'incastro, si procede a mettere il piede, incollarlo e fissarlo per bene. Una volta fatto gli incastri e messo i piedi, qui c'è un esempio di una panchina già preparata, incollata e fissata con queste traversine per sostenere il piano, e questo è l'oggetto grezzo quasi finito. Naturalmente dopo va levigato per bene e dato un mordente e poi con la rifinitura a gomma lacca oppure a vernice. Qui a Montaione ho eseguito alcuni lavori, per esempio il portone della chiesa in Piazza della Repubblica, la chiesa di San Regolo, e la scalinata del Settecento posta all'interno della chiesa in noce. Quello è un oggetto veramente particolare. Questo è un mobile in radica di noce di fine anni 30, restaurato dalla ditta Galati, che sarei io, e poi posto qui in negozio. Questi sono oggetti particolari, per esempio qui c'è la tastiera per cambiare i canali, e queste qui sono manopole per la frequenza e per la voce. Particolari che oggigiorno non si trovano quasi più in commercio, e questo è l'esempio di come lavoravano gli artigiani di una volta.